Passo la parola al segretario che legge la Costituzione dell'Ufficio di Presidenza. Sono eletti i vicepresidenti e i due consiglieri che nell'apposita votazione riportano il maggior numero di voti. Il vicepresidente che ha conseguito il maggior numero di voti ha funzione di incarico. Quindi abbiamo già predisposto in segreteria gli elenchi, adesso procederò a chiamare nominalmente ciascun consigliere che indicherà la preferenza. Votazione per il presidente del Consiglio. Pietro Fuda. Paolo Prato. Antonio Sgambelluri. Paolo Fragomena. Maria Teresa Fragomeni. Giorgio Russo. Maria Teresa Fragomeni. Carlo Fuda. Mi pare assente. Salvatore Pellegrino. Maria Teresa Fragomeni. Paolo Fragomeni. Mi astengo. Rita Commisso. Giuseppe Pedisano. Agostino Baggetta. Paolo Fragomeni. Giuseppe Figlio Medi. Paolo Fragomeni. Gianluca Leonardo. Maria Francesca Diano. Paolo Fragomeni. Vincenzo Medeca. Paolo Fragomeni. Vincenzo De Leo. Paolo Fragomeni. Michele Cataldo. Mi astengo. Pietro Sgarlato. Michele Cataldo. Allora. Su 16 presenti e un assente hanno riportato voti Paolo Fragomeni numero di 10, Maria Teresa Fragomeni 3, Michele Cataldo 1 e il Sultano 2 astenuti.
Ancora. Colleghi consiglieri, signor Sindaco e cittadini, oggi viviamo un momento che definirlo storico non esageriamo proprio. Finalmente, dopo anni di commissariamento e di peripezie, con tutte le implicazioni negative di ordine politico e pratico che esse hanno comportato, i sidernesi hanno nuovamente la piena potestà sulla propria casa e sul proprio destino. Descriverei il momento come una nuova liberazione. Liberazione da una condizione di precarietà e provvisorietà insopportabili per una comunità che, seppure con alti e bassi, era abituata ad essere centrale rispetto ad un intero territorio e che in un passato neanche troppo lontano è stata punto di riferimento dell'intera regione per efficienza gestionale e lungimiranza politica. Dai banchi di questo Consiglio ho vissuto esperienze esaltanti che mi hanno arricchito e fatto crescere soprattutto come uomo, prima ancora che come politico. Accanto a uomini eccezionali che ho avuto il privilegio di conoscere e di apprezzare. Sindaci e amministratori valorosi e lungimiranti, molti dei quali oggi non ci sono più, ma i cui nomi resteranno per sempre impressi nella nostra memoria e nella storia di questa città. In questo momento penso con commozione, ricordando uno di loro, Paolo Catalano. Sindaco attento ed efficace di questa città, che solo qualche giorno fa ci ha lasciato. Siderno è stata a lungo un'avanguardia e un esempio di buona gestione della cosa pubblica, ed è ciò che tornerà ad essere. Mi piace ricordare qui a Siderno, istituimmo il primo asilo nido della provincia di Reggio Calabria, quando ancora non c'era nessuna legge nazionale che lo prevedesse. Qui è stato approvato uno dei primi piani regolatori generali della Calabria, tant'è che venivano da ogni parte per capire, comprendere, attendere come si facesse. Cosenza compresa, rende compresa, Reggio Calabria. A Siderno istituimmo in quegli anni il primo consultorio familiare comunale, quando ancora nessuna legge regionale lo prevedeva. E tante, tante altre cose. Questo lo dico per dare un'idea, soprattutto ai più giovani, ai ragazzi, di quanto si riusciva a fare e di qual è sempre stato lo spirito di questa comunità laboriosa e lungimirante. Queste sono cose che i giovani devono sapere, perché devono sapere che non si parte da zero, ma che questa comunità ha un grande capitale umano, ha la forza, l'intelligenza e soprattutto l'ambizione di tornare ad essere centrale, punto di riferimento e motore di un'area intera. Perciò, ora il compito di ognuno di noi è quello di tirare la macchina fuori dal pantano in cui si trova e farla ripartire dopo anni di una paralisi dovuta alle ben note vicende politiche e giudiziarie,
cui si è aggiunto in ultimo un commissariamento del tutto inadeguato a gestire una società e una realtà complessa come la nostra. Oggi non ci sono più alibi, però, e tutto quanto sta nelle nostre mani. Per quanto mi riguarda, da Presidente del Consiglio, in questo Consiglio Comunale non c'è una maggioranza e una minoranza, ma ci sono i rappresentanti dei sidernesi, di tutti i sidernesi. Dovremo ricercare l'unità di intenti, perché le problematiche da affrontare sono tante, complesse e non sono né di destra e né di sinistra. Perciò dico a tutti, e a me per primo, citando un grande della politica italiana, Aldo Moro, che diceva: non è importante che pensiamo le stesse cose, che immaginiamo e speriamo lo stesso identico destino, ma è invece straordinariamente importante che tutti siamo collegati l'un l'altro dalla comune accettazione di essenziali ragioni di libertà, di rispetto e di dialogo. Rispetto e dialogo, questo dovrà essere il nostro atteggiamento. Perciò le ragioni della minoranza saranno le mie ragioni, ed esse non varranno meno di quelle della maggioranza. Se sceglieremo questo, cioè il confronto civile e proficuo, il rispetto e il dialogo, questo Consiglio Comunale tornerà ad essere una fucina di idee, un luogo di sintesi e un laboratorio politico, perché, sono sicuro, ognuno di noi ama questa città. E si è scelto di metterci la faccia, lo ha fatto principalmente come atto d'amore per questa città. Lo diceva il sindaco prima, sono sicuro che ce la faremo. Ce la faremo se saremo consapevoli di essere tutti sulla stessa barca e se remeremo tutti nella stessa direzione. Se accetteremo di dire basta ad una lunga stagione di contrapposizioni e scontri infruttuosi che a lungo, troppo a lungo, hanno distolto la nostra attenzione e le nostre energie dai veri problemi e creato divisioni ingiustificate. Se anziché guardare indietro saremo capaci di volgere lo sguardo in avanti. Ce la faremo se saremo uniti e determinati, ma tutti, consapevoli della nostra forza e della nostra capacità. Abbiamo scelto il capitano migliore. Lo hanno scelto i sidernesi, con un plebiscito mai visto, ma che era nell'aria. Un plebiscito che è stato un atto liberatorio e insieme un attestato di grande fiducia verso un uomo dalle grandi doti politiche e ineguagliabili competenze gestionali. Al senatore Fuda, al nostro sindaco, al quale, lasciatemelo dire, mi lega una profonda stima personale e tanto affetto, va il nostro ringraziamento per essersi messo al servizio della comunità nel momento forse più difficile della nostra lunga storia, che va a lui tutto il nostro sostegno. Abbiamo una squadra che lo affiancherà con entusiasmo e competenza, una ciurma mi verrebbe da dire, visto che prima ho definito il nostro sindaco il capitano. Un consiglio comunale fortemente rinnovato, con la presenza di molti giovani,
tanti dei quali io conosco sin da piccolini, alcuni sono stati anche i miei alunni, che sono tutti dei ragazzi a posto, giovani preparati e ricchi di entusiasmo, che è la cosa più importante. Personalità della cultura e delle professioni che sapranno dare un essenziale contributo di idee e di proposte. Ce la faremo, e ce la faremo veramente, se a noi si aggiungerà la forza più dirompente e importante, però, quella spinta che viene dall'intera popolazione e che possiamo chiamare partecipazione, condivisione, corresponsabilità, ristabilendo così quel legame fiduciario tra eletti e popolo che ha sempre rappresentato la nostra forza. Questa sarà la sinergia che ci salverà. Ai tanti giovani che oggi cominciano qui una nuova tappa della loro formazione umana e politica, voglio dire questo: non smettete mai di vivere con entusiasmo la vostra stagione politica. Non lasciatevi travolgere col passare del tempo dal cinismo, dal pessimismo, che finiscono per smarrire le ragioni più nobili dell'impegno politico. Voglio dirvi, ragazzi, e sono sicuro di interpretare il pensiero di quelli che come me hanno una più lunga esperienza politica, che siete le piante da coltivare con cura. Il nostro giardino, frutto nostro e radici del futuro. Voglio dirvi anche, giovani consiglieri, e lo dico a me per primo, che la politica non è un mestiere, ma un servizio. La più alta e nobile funzione che un uomo può compiere verso altri uomini, governando il presente e immaginando il futuro. Interpretatela come tale e non abbiate fretta, perché il tempo è dalla vostra parte. Mi avvio alle conclusioni. In un giorno ormai lontano ero a Genova, giovanissimo militante della giovanile del mio partito, ad un congresso, e lì ebbi il privilegio di ascoltare un discorso di un altro grande della politica italiana, che era Enrico Berlinguer. Noi siamo convinti che il mondo, anche questo terribile, intricato mondo di oggi, può essere conosciuto. Era già terribile, intricato già da allora. Interpretato, trasformato e messo al servizio dell'uomo, del suo benessere, della sua felicità. E la lotta per questo obiettivo può riempire degnamente una vita. Concludo ringraziandovi tutti, cari consiglieri, cari consiglieri, per la fiducia che mi accordate e che mi carica di grande responsabilità. Farò del mio meglio, questo è certo, per non deludervi. Posso dire che faremo tutti del nostro meglio. È una promessa alla città per risollevare le sorti di questa nostra comunità. E visto che non c'è due senza tre, permettetemi di chiudere con un'altra citazione, questa volta del nostro sindaco, fatta sul palco durante la festa della vittoria. Ce la faremo perché abbiamo il dovere di consegnare alle nuove generazioni una società migliore.